Il senatore è presente, ma noi siamo fuori dalla sala. Buongiorno. Lei è collegato. Ah, ho capito, ma non sento niente dalla sala. No, è solamente sentono loro quello che dice lei, è collegato al microfono. Allora, stiamo perfezionando l'audio. Presidente Berlusconi, quando ci sente? È in diretta. Può parlare in diretta, Presidente. Ma sta parlando qualcun altro? Prego, no, Presidente, la stiamo ascoltando. Sono Fabio Angelicchi e sto moderando il dibattito. E quindi siamo molto lieti di avere un suo intervento. Le do subito la parola, prego. Il dibattito, quando vuole, può parlare. Presidente Berlusconi, parli quando vuole, in diretta. Sì, ma io sto sentendo un signore che parla. No, ma lei parli, lei sente solo me, la sala sente solo lei. Ma non è possibile, perché se devo sentire come c'è la sala. Perché sennò come faccio a fare le pause? Presidente, provi a parlare adesso, è in sala. Fate un applauso. Sì, pronto? Presidente, prego, l'ascoltiamo. Pronto? Vincenzo, sei lì? Sì, Presidente, sono qua in prima fila. C'è qui anche il senatore, sì, c'è Gibino anche. Sì, ecco, io non vi sento purtroppo e quindi devo semplicemente mandarvi il mio messaggio di saluto. Volevo intervenire rispondendo al vostro gentilissimo invito, ma sono stato impegnato fino adesso con diverse televisioni ed essendo gli ultimi giorni della questa campagna ho il dovere di approfittare di tutte le occasioni. Volevo essere lì a salutare anche gli amici con cui ho avuto diversi rapporti a partire da Paolo Righi e quindi volevo anche dire grazie al Presidente Gaburro che mi ha fatto pervenire attraverso Righi la sua vicinanza e poi anche al Presidente Buffi che io spero di poter presto incontrare e conoscere. Quindi ripeto, non ho purtroppo nessun ritorno di segnale e spero che voi mi sentiate e voi siete dentro la realtà italiana, la realtà economica italiana e sicuramente vi rendete conto di come è ridotto il nostro paese. Non siamo più una democrazia, in 20 anni abbiamo subito 4 colpi di Stato, siamo al terzo governo che non è stato eletto dai cittadini, siamo in una crisi economica profonda, siamo arrivati a 3 milioni e passa di disoccupati, 1 milione e 300 mila in più con questi 3 ultimi governi non eletti dai cittadini, siamo arrivati a 14 milioni di poveri e un giovane su 2 non trova lavoro. A parte questo, sappiamo che ci sono 1 milione quasi di giovani che non fanno nulla, non studiano e non lavorano, l'hanno cercato e poi alla fine sono rimasti delusi per non averlo trovato e si sono adagiati sulle spalle delle proprie famiglie. Abbiamo un'Europa che anche in questi ultimi giorni ci ha dimostrato di non essere affatto solidale con noi per il problema grande degli immigrati dalla Libia e dall'Africa, è un'Europa che ci costa molti soldi ogni anno e che invece di darci soluzioni ci dà problemi, ci impone regole e vincoli assurdi. Sapete tutti che non possiamo più fidarci del telefono, possiamo ritrovarci le nostre conversazioni sui giornali, anche se non hanno alcun risvolto penale, possiamo essere spiati nei locali pubblici, al ristorante, in casa nostra. L'esperienza ci dice che possiamo essere arrestati senza prove
per un non nulla, non siamo più sicuri dei nostri diritti, dei nostri beni, delle nostre libertà. Siamo sottoposti alla pressione fiscale più alta del mondo. Ultimamente questo nuovo governo ha aumentato le tasse sulla casa che aveva messo Monti, che aveva ribadito Letta, che hanno lasciato inascoltato il nostro intervento, che chi considera la casa una cosa sacra, il pilastro su cui ogni famiglia ha il diritto di poter costruire la sicurezza del proprio futuro. Hanno aumentato, oltre che alle imposte sulla casa, le imposte sui conti correnti, le imposte sui conti postali. E poi sappiamo le difficoltà veramente che incontriamo nel lavoro normale e abbiamo tutti la sensazione di essere davvero in uno stato di polizia tributaria. Se preleviamo dalla banca più di 1000 euro in contanti, veniamo segnalati alla Banca d'Italia. Se acquistiamo, che so, una cucina o un salotto che costano più di 3600 euro, si devono segnalare all'agenzia delle entrate, che ci passa ai raggi X. Se ci sediamo ad un tavolo di Equitalia, ci alziamo con l'amara convinzione di avere a che fare non con uno Stato giusto ed amico come dovrebbe essere, ma con uno Stato ostile e addirittura nemico. E tutti ci domandiamo come possiamo andare avanti così. E la preoccupazione cresce quando guardiamo al panorama politico che ci si presenta, dove all'antico pericolo che ci fece scendere in campo a me e ai miei di Forza Italia nel 94 per evitare che la sinistra pigliasse definitivamente il potere, si è aggiunto oggi un altro grave, gravissimo pericolo, quello di questo Movimento 5 Stelle, di Grillo, che raccoglie un numero impressionante di consensi. Come mai? Perché la situazione attuale ha fatto sì che sui 47 passa milioni di cittadini che hanno il diritto di voto, addirittura il 50%, cioè 24 milioni circa, che guarda alla politica, a questa politica, con distanza, con disgusto, e quindi non sa per chi votare, e però non, come dire, si rassegna e decide come reazione di non andare a votare. Bene, c'è l'altro 50%, che pensa poco, è un terzo nostro, un terzo della sinistra e appunto quasi un terzo del Movimento, che trova in coloro che sono come i primi moderati, diciamo, sono però delle persone che magari hanno perso il loro posto di lavoro, non arrivano con la famiglia alla fine del mese e non sono disposti a restare soltanto rassegnati, si incattiviscono, sono infuriati, sono esasperati, sono disperati e vedono, vogliono fare qualcosa e vedono in Grillo e nel suo movimento l'unica possibilità di protesta, di rivincita, di vendetta, cioè vedono una rivolta possibile soltanto dando il voto al Movimento 5 Stelle, che rappresenta, dobbiamo essere tutti consapevoli, un pericolo per noi e per la nostra democrazia davvero grave. Io ho fatto un giochino qualche giorno fa, stavo rileggendo i discorsi della campagna elettorale del 1932 di Adolfo Hitler.
un certo momento ci ho ritrovato un mare di cose che avevo sentito nei discorsi che Grillo sta facendo girando l'Italia. Allora ho tolto i riferimenti alla contestualità di allora, ho fatto ribattere i discorsi, ho messo in alto Beppe Grillo a Lucca, a Genova, a Palermo, eccetera, e poi li ho distribuiti a miei collaboratori e a miei amici. Presidente, sì? Senti, sono Vincenzo. Ciao Vincenzo. Ciao, siamo riusciti a ripristinare in qualche misura il collegamento perché mi sono avvicinato al telefono. Hai visto i numeri da denuncia delle tre federazioni sulla vicenda, possiamo anche dire in qualche misura scandalosa, di Enasarco? Sì, ho visto tutto, ho visto che c'è una vostra richiesta di commissariamento e mi sembra che le ragioni che voi avete portato sono ragioni sostanziose, e quindi giudica tu che hai questa materia nella tua competenza se noi possiamo sostenere questa richiesta di commissariamento. Guarda Presidente, io mi sono in qualche misura impegnato singolarmente come senatore, perché conosco altri sistemi previdenziali, ma l'ho detto poco fa nel mio intervento, ero ignorante di fronte a questo scandalo, ma credo come tanti cittadini italiani che non sanno cosa sta accadendo dentro Enasarco. E visto che la media sono 400 euro quando viene erogata, ma ci sono 500.000 silenti con l'impossibilità di ricongiungere quello che hanno accantonato dal punto di vista pensionistico in Enasarco in un eventuale altro sistema pensionistico. Penso che questa materia vada, almeno per quanto riguarda il nostro movimento, assolutamente attenzionata con atti parlamentari di sindacato ispettivo e successivamente disciplinata. Ho detto loro che sono delle persone per bene perché hanno solo chiesto il commissariamento, ma di fronte al fatto che addirittura hanno detto che 800 milioni di euro sono stati investiti in fondi alle Cayman e poi dopo si sono anche persi, probabilmente ci sarebbe da accendere un grande, grande faro. Io in questo senso sto partendo l'applauso su questo perché è molto sentito da parte loro. Presidente, il tuo intervento oggi farà sì che oggi pomeriggio, stasera sui blog, magari domani sulle testate giornalistiche, tutti i cittadini elettori vengono a sapere di questo scandalo. Va bene, bene Vincenzo. Senti, ma io prima ho parlato per quasi 10 minuti, non avete sentito nulla? No, abbiamo sentito tutto il tuo intervento. Ho capito. Va bene, allora noi possiamo attraverso di te impegnarci ad approfondire la nostra conoscenza sulla situazione in Enasarco, e tra l'altro io ricordo che quando ci hanno portato il problema sul testo del disegno di legge delle emergenze abitative, tu hai seguito nell'ottava commissione il testo nella tua qualità di capogruppo, e loro sono stati soddisfatti delle modifiche che noi siamo riusciti ad ottenere, mi sembra. Quindi anche per quanto riguarda questo nuovo importante e doloroso problema, ci mettiamo senz'altro al lavoro e con la nostra forza parlamentare vediamo di ottenere dei risultati concreti. Grazie Presidente, ti arrivano i saluti della sala ma anche del Presidente Gasparri che ci ha raggiunto, così si impegna anche lui in questa, Gasparri, su questa battaglia. Sì, Maurizio ti saluto, complimenti perché so che sei dappertutto, bravo. Ciao Presidente, grazie, a presto. Grazie, allora grazie al Presidente Berlusconi per il suo intervento, speriamo che almeno i ringraziamenti li senta, perché era un po' inquietante questa cosa, dice non vi sento, un leader politico che dice non ci sente, è veramente quello che abbiamo temuto per anni, veramente.